presenza tra i relatori, il ginecologo dottor Daniele Mautone, capisci chi è? Ginecologo esperto nella diagnosi e nella cura dell'endometriosi presso l'ospedale Sacro Cuore Pro Calabria di Negrale, che è un punto di riferimento importante non solo per chi vive in provincia di Verona, ma anche per chi viene da fuori. Infatti questa associazione, la voce di una, la voce di tutte, che mi pare adesso in Piemonte e Vercelli, oppure in provincia di Vercelli, mi diceva: ma noi a Verona veniamo spesso, veniamo a Negrale perché avete un eccellente punto di riferimento su questo tema, quindi io sono orgoglioso di averla qua, dottore. Zina Fiorello, che è la quarta, è psicologa e terapista ACT, dottoressa Zina Fiorello, dottoressa Giada Menedini, fisioterapista e osteopata specializzata in osteopatia pediatrica per la salute della donna. Grazie. E Sara Sandri, la nutrizionista e biologa, dottoressa Sara Sandri, che ha affrontato questo problema e è la dimostrazione vivente che pur avendo affrontato questo problema si può anche diventare mamma, quindi fra 15 giorni nascerà un bel maschietto. Fare un bel applauso di incoraggiamento. Io mi fermo qua e lascio il testimone a chi ne sa 10 miliardi di volte più di me. Grazie. Siamo in diretta social, quindi ci sono persone collegate su YouTube, Instagram e Facebook. Quindi vi prego di stare vicino al microfono, ti sente anche. Ok, grazie mille Assessore, grazie di questa grande opportunità per averci invitato qui e per aver organizzato questo incontro che a mio avviso, a nostro avviso, è molto molto importante, soprattutto per, come dice stesso il titolo del nostro incontro, far luce su questa malattia che si chiama appunto endometriosi. Io, come diceva appunto l'assessore, vengo appunto dall'ospedale Sacro Cuore di Negrale, che è un ospedale che negli anni si è distinto per la lotta contro questa malattia. Quello che vuole essere oggi non vuole essere una lezione frontale, ovviamente, quindi quando volete, se volete fare delle domande, senza nessun tipo di problema, magari le appuntate e alla fine delle quattro relazioni ce le potrete super volentieri. Allora, quello che vediamo adesso nella prima relazione vuole essere semplicemente una prefazione, cioè capire un pochino che cos'è questa malattia, perché è così difficile da diagnosticarla e come la si cura. Vedete come nella prima immagine c'è proprio una figura che ci permette di capire un pochino quali sono gli organi presenti all'interno di un addome, dell'addome della donna, della pelle della donna, e vedete appunto la presenza dell'utero, delle tube, delle ovaie, e vedete come l'utero possa essere appunto in contatto con altri organi importanti come il retto posteriormente e la vescica anteriormente. Che cos'è appunto questa endometriosi? Considerate che c'è la parte più interna dell'utero che viene appunto chiamata endometrio, che è sostanzialmente quella porzione dell'utero che si sfalda durante il ciclo mestruale. Esistono varie ipotesi sulla nascita dell'endometriosi, una di queste è quella della mestruazione retrograda, cioè sembrerebbe che durante i ripetuti cicli mestruali di una donna, tra il menarca, cioè tra il primo ciclo mestruale e la menopausa, alcune cellule rifluiscano indietro attraverso le tube, attraverso appunto la parete dell'utero, e sotto stimolo ormonale, poco a poco, queste piccole cellule formano dei veri e propri noduli che tendono ad infiltrare tutti gli organi, quindi possono infiltrare l'utero, le tube, le ovaie, il retto, la vagina, la vescica, e quindi può essere, diciamo così, una malattia che coinvolge più organi contemporaneamente.
E come aveva assolutamente detto, si è detto assolutamente in maniera precisa l'assessore, colpisce effettivamente, vedete, il 5-12% della popolazione generale e a volte addirittura può coinvolgere anche nell'intestino, che è appunto una, diciamo così, delle zone un pochino più critiche. Anche in questo caso abbiamo circa un 5-12% delle donne affette da endometriosi. Considerate che nella nostra unità circa il 37% degli interventi viene fatta proprio per questo particolare tipo di malattia, quindi in donne affette da endometriosi. E vedete come non è poi così rara come tutti pensano, diciamo che un pochino in passato è stata molto sottovalutata, perché le nostre mamme, le nostre nonne, insomma, ci dicevano sempre che il dolore durante il ciclo mestruale è un dolore normale. Questo in realtà poi si è scoperto che non era proprio così, quindi ad oggi si pensa che l'endometriosi colpisce circa il 10-20% della popolazione femminile in età fertile, il 40% delle donne sterili, perché a volte questa malattia può essere associata ad infertilità, non sempre, come dimostra la dottoressa Sani, ma in alcuni casi purtroppo donne affette da endometriosi sottoposte a molteplici chirurgie non riescono ad avere poi una gravidanza. E sembra che si presenta, l'endometriosi colpisce anche nel 60% delle donne che presentano un dolore pelvico cronico, cioè un dolore che si ripete nel tempo senza poi trovarne una causa ben precisa. Questi sono dei grafici per farvi capire un pochino la dimensione del problema. Vedete che al mondo abbiamo circa 176 milioni di donne affette da endometriosi, che viene rapportato alle 181 milioni di donne affette da diabete mellito, quindi per farvi capire un pochino la dimensione del problema. Ovviamente, quali sono i sintomi che devono, diciamo così, far suonare il campanello d'allarme? La dismenorrea sarebbe appunto il dolore durante il ciclo mestruale, il dolore pelvico cronico, la dispareunia, cioè il dolore durante i rapporti sessuali, oppure il dolore defecale, o alcune donne addirittura, quando vengono infiltrati anche i nervi, possono presentare anche una sorta di sciatargia. Ovviamente non sempre le donne hanno tutti questi sintomi, a volte le donne sono completamente asintomatiche, ma presentano comunque un'endometriosi in stadio avanzato, proprio per questo risulta essere particolarmente sottile. E quando le donne arrivano nel nostro ambulatorio, di solito noi facciamo subito una valutazione obiettiva del dolore, cioè le prime cose che chiediamo sono se si ha dolore durante il ciclo mestruale, se si ha dolore durante i rapporti, e cerchiamo di quantificarli con una scala del dolore che va da 0 a 10, dove naturalmente 10 è il dolore massimo che non passa neanche con gli antidolorifici. Ovviamente un altro tema che ha toccato appunto l'assessore prima, giustamente, è l'impatto sociale di questa endometriosi nell'ambito della nostra società. Sapete appunto che chiaramente a causa del ritardo diagnostico, cioè a causa di una diagnosi tardiva, spesso queste donne continuano ad avere dolore, continuano ad avere una qualità della vita al di sotto della media, e questo chiaramente influenza anche la produttività sul lavoro. Tante donne infatti sono costrette, erano costrette a rimanere a casa durante il ciclo mestruale a causa di questi dolori così forti che naturalmente impedivano a queste donne di effettuare, di svolgere la normale attività lavorativa. E questo naturalmente si ripercuote sulla produttività del lavoro, sulla produttività della nostra società. E come vi dicevo, l'endometriosi a volte, o meglio spesso, è stata associata anche alla parola infertilità. Questo non è proprio del tutto corretto, però è possibile che a causa dei interventi chirurgici a causa della diffusione della malattia, alcune di queste donne abbiano fatto fatica ad avere una gravidanza oppure non l'hanno avuta per niente. E questa è un'immagine che mi piace molto, perché vedete che l'endometriosi viene un pochino considerata come una punta di un iceberg, nel senso che qui noi vediamo soprattutto le donne sintomatiche oppure le donne che non riescono ad avere una gravidanza, vengono sottoposte all'intervento chirurgico, ma in realtà al di sotto della punta dell'iceberg ci sono tutte quelle donne che hanno dei sintomi ma che non sono mai arrivate alla diagnosi, oppure delle donne che stanno bene e quindi la diagnosi non è mai stata effettuata, oppure
Oppure ci sono donne effettivamente in cui le lesioni non progrediscono oppure regrediscono spontaneamente durante la menopausa, quindi in realtà questa endometriosi, il numero reale di endometriosi è difficile da quantificare e parte delle nostre pazienti quindi non vengono individuate, non viene effettuata la diagnosi corretta. E perché appunto il ritardo diagnostico, come vi dicevo, spesso abbiamo sentito le frasi in passato come l'endometriosi è difficile da capire, le mestruazioni dolorose sono normali, sei troppo giovane o troppo vecchia per avere l'endometriosi, oppure si è diffusa anche l'idea che le terapie ormonali curassero l'endometriosi, ma proprio così non è, infatti lo vedremo dopo, le terapie ormonali ci aiutano molto ma non fanno regredire la malattia. E quindi altri falsi miti importanti, ad esempio la gravidanza cura l'endometriosi, anche questo è assolutamente da smentire, anche se effettivamente le donne affette di endometriosi che vanno contro la gravidanza, solo durante la gravidanza stanno meglio dal punto di vista sintomatologico. E poi ancora l'endometriosi psicologica, quindi ci sono state, come diceva appunto anche l'assessore prima, delle donne che sono state anche trattate da psichiatri per anni, pensando ad un dolore immaginario, ma in realtà così non era. E poi ricordiamo sempre che la sterilità non è causata soltanto da una problematica legata alle tube, ma anche da una serie di un processo infiammatorio pelvico causato dall'endometriosi che ne riduce appunto la possibile diffusione, la possibile sviluppo della gravidanza. E che cosa bisogna cercare di evitare allora? Ecco, negli ultimi anni i social e internet da un certo punto di vista ci hanno aiutato, perché chiaramente siamo riusciti a dare un pochino la dimensione del problema, a far sì che le donne potessero essere poi convogliate in un centro di riferimento, ma dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, l'altra faccia della medaglia, che chiaramente tante informazioni che noi troviamo su internet, che troviamo su Google, su Facebook, ovviamente le informazioni non sono sempre corrette, a volte sono frammentarie, quindi bisogna cercare di sì, leggere, ma leggere con un aspetto critico e soprattutto nel riferirsi appunto a dei professionisti che ne sanno un pochino di più di quello che leggiamo su internet. Andiamo un pochino rapidi perché sono siamo lunghi, ma ovviamente un'altra problematica importante è stato che spesso andando prima dal medico di base e poi iniziando un iter particolare tra mille accertamenti, chiaramente il ritardo diagnostico si stava accumulando sempre di più, quindi magari la donna andava dal medico di base dicendo che aveva dolore pelvico, il medico di base la mandava dal gastroenterologo, poi il gastroenterologo consigliava la colonoscopia e quindi chiaramente una serie di esami diagnostici aggiuntivi che chiaramente non ci permettevano inoltre di fare diagnosi, quindi chiaramente si è creato una sorta di iter burocratico di terapie naturali alternative, di esami diagnostici in eccesso che chiaramente ci ha portato a perdere tempo e soprattutto non ha portato alla diagnosi corretta delle pazienti. Anche qui vedete come urologo, chirurgo generale, gastroenterologo, reumatologo, neurologo, sono state tutte delle figure che a poco sono state incluse in questa diagnosi precoce. E chiaramente che cosa porta a questo impatto del ritardo diagnostico nel centro di riferimento? Intanto tutte le nostre pazienti arrivano per lo più con tante paure, con allarmismo, con informazioni non corrette, con delle algie croniche, quindi con questi dolori che sono cronicizzati nel tempo, con una serie di consulenze pregresse, a volte arrivano addirittura con un trolley pieno di consulenze di pregresse di altri ginecologi, ma anche di altri specialisti. Spesso l'età intanto è andata avanti, quindi si è superati magari i 40 anni, allora la possibilità di non avere una gravidanza è anche un pochino ridotta a causa dell'età, quindi le pregresse, le mancate terapie, addirittura ci sono donne che sono state operate 3, 4, 6 volte in altri centri e poi chiaramente arrivano con delle disfunzioni pelviche importanti nel nostro centro. Chiaramente vedete come l'età media delle donne a nascere il primo figlio, già in Italia è più o meno intorno ai 31 anni, bisogna poi considerare che a causa di queste multiple terapie chirurgiche, multiple terapie
terapie mediche, a poco ci si avvicina effettivamente anche ai 40 anni. Naturalmente gli impatti gravi dell'età diagnostico spesso si possono vedere in maniera anche importante dai nostri pazienti. Queste immagini non sono per farli spaventare, ma per farvi capire proprio le dimensioni del problema. A volte l'endometriosi coinvolge così tanto l'intestino che le donne non riescono ad avere una defecazione adeguata, si va incontro ad una subocclusione, a volte anche ad un'occlusione intestinale vera e propria, oppure ci sono delle diciamo così, situazioni in cui un rene non funziona più proprio perché un nodulo ha coinvolto l'uretere e quindi poco a poco il rene si è dilatato e non ha più funzionato. Sono stati pochi casi per fortuna, però abbiamo avuto anche queste possibilità. Oppure ci sono anche degli impatti gravi del ritardo diagnostico che riguardano queste cisti endometriosiche, perché è una piccolissima parte, meno dell'1% dei casi, le cisti endometriosiche si possono trasformare anche in tumori dell'ovaio, quindi anche questa è una cosa che bisogna tenere in considerazione. Proprio per questo il nostro centro sta effettuando la seconda fase di questo studio con un gruppo di Parigi. Si chiama studio Endodiag e serve praticamente a come, diciamo così, obiettivo quello di individuare dei marcatori nel sangue che riescono a fare una diagnosi precoce di malattia. Questo sarebbe effettivamente il futuro dell'evoluzione, perché con un solo prelievo magari riusciamo a screnare i pazienti che possono essere soggetti ad endometriosi. Ma ovviamente i risultati ancora non ci sono e bisognerà ancora aspettare qualche anno prima di avere delle risposte ben precise. Giusto per farvi capire più o meno le dimensioni del problema, nel nostro centro di riferimento abbiamo circa 13.000-15.000 pazienti ambulatoriali per anno che vengono per sospetto endometriosi e soltanto 1.000-1.500 pazienti vengono operati, perché appunto l'intervento chirurgico non deve essere considerato il primo approccio alla malattia, ma bisogna cercare prima una diagnosi precoce, poi effettuare una terapia medica, e solo i pazienti che stanno male nonostante la terapia medica o che non riescono ad avere una gravidanza devono essere poi candidati alla chirurgia. E come vi dicevo, anche l'età degli anni è andata cambiando, perché vedete come in realtà le pazienti sono ugualmente distribuite tra i 20 e i 40 anni, ma sono aumentate molto negli ultimi anni le pazienti che è stata fatta diagnosi per la prima volta dopo i 40 anni. E questa, diciamo così, è un po' una novità rispetto a quella frase a cui prima facevamo riferimento, che l'endometriosi colpisce solo le ragazze giovani, ma in realtà non è così. Considerate che il periodo che dovete andare ad intercorrere più o meno tra i 16-17 anni fino anche ai 45 anni, fino alla menopausa, quindi dal menarca, dal primo ciclo, fino alla menopausa vera e propria. E allora come si fa a fare una diagnosi precoce? Allora, intanto fare le giuste domande durante la visita ginecologica, quindi chiedere effettivamente alla donna dove ha male, quando ha male e quanto ha male. Poi ovviamente una visita approfondita con un'ecografia transvaginale, e noi spesso associamo anche un'ecografia addominale proprio perché a volte ritroviamo una dilatazione renale che può essere misconosciuta. Ovviamente si possono fare anche degli esami aggiuntivi in altri centri, come la risonanza, l'urotac, le prove urodinamiche. Quindi ci sono effettivamente anche degli esami di secondo livello, però diciamo che l'anamnesi, la visita fatta in maniera approfondita, anche l'ecografia, ci permette di screenare più del 90% delle pazienti, quindi durante una visita ambulatoriale normale. Questa è l'immagine che ci tenevo a farvi vedere della nostra equipe, del mio primario, il dottor Ceccaroni, che è stato un pioniere della lotta contro la malattia, tuttora impegnato in un congresso ad Atene proprio sull'endometriosi, quindi tutt'oggi alla informazione. E qui vedete appunto come nell'esame combinato vaginorettale ci permette praticamente di fare una diagnosi precoce insieme a quella diagnosi ecografica a cui facevo prima riferimento. Quella cisti lì che vedete così un pochino dietro smerigliato rappresenta la classica cisti endometriosica. Cisti endometriosica che poi vedete nella laparoscopia, cioè nei nostri interventi, assume quell'aspetto un pochino cioccolato, tipo
tipo cioccolato, si dice proprio così, proprio perché è presente all'interno una forma di degradazione dell'emoglobina simile a questo tipo di cisti. Vedete anche la diagnosi ecografica, a volte, come vi dicevo, bisogna sempre valutare anche i reni durante queste visite, perché a volte abbiamo delle sorprese, delle dilatazioni renali silenti, cioè i pazienti in realtà non sentono alcun male, ma poco a poco il rene inizia a funzionare meno fino a non funzionare per nulla, quindi è importante guardare sempre anche i reni durante la nostra visita. Poi ci sono altri tipi di esami di secondo livello, come dicevo, la risonanza, l'urotac, e un marcatore di CA125, in passato si faceva molto di più di adesso, in realtà questo prelievo del sangue non è proprio specifico per l'endometriosi, però ci può dare un'indicazione su alcune cisti particolari e ci può, diciamo così, introdurre in questo mondo, anche se, come dicevo, può aumentare per tante cause, anche per malattie infiammatorie pelviche, i tumori dell'ovaio e così via. Ricordatevi sempre che però la diagnosi finale si fa con l'esame istologico, cioè tutte le volte che una paziente viene da noi in ambulatorio, noi possiamo dire: sì signora, lei è probabilmente ha endometriosi, è coinvolto probabilmente l'utero, l'ovaio, il retto, però finché non abbiamo un esame istologico la diagnosi non è definitiva, quindi la diagnosi definitiva si fa solo sull'esame istologico dopo intervento chirurgico. Fino ad allora si può presumere che quella paziente abbia endometriosi, ma non si è certi di questo al 100%. E quindi qual è la gestione della paziente endometriosica? Una condotta di attesa, se la paziente è in buone condizioni, quindi chiaramente si fanno dei controlli routinari ogni 6 mesi, ogni anno, a seconda del tipo di paziente. Poi come primo approccio viene sempre seguita una terapia medica e poi come ultimo approccio c'è anche l'approccio chirurgico. Che vuol dire terapia medica? Vuol dire ovviamente le terapie ormonali, cioè le pillole che prendono un pochino anche tutte le ragazze adolescenziali per a scopo contraccettivo. Abbiamo naturalmente delle pillole che possono contenere solo progesterone e altre invece contengono anche estrogeno e progesterone. Chiaramente non esiste una pillola che va bene per tutte, non esiste una terapia medica ottimale, bisogna proprio scegliere queste terapie ormonali per ogni tipo di paziente che abbiamo di fronte, come io dico sempre, scegliere, diciamo così, un vestito su misura per ognuno delle nostre pazienti, perché spesso noi diamo, se diamo la stessa pillola a 10 pazienti diverse, 5 ci dicono che stanno benissimo e 5 che abbiamo rovinato la vita, quindi gli effetti collaterali delle pillole non sono da sottovalutare, bisogna effettivamente confrontarsi continuamente con le nostre pazienti fino effettivamente a scegliere la terapia medica ormonale che ci permette praticamente di avere minori effetti collaterali ma di far star meglio le nostre pazienti. Perché queste pillole che cosa fanno? Fanno ridurre la sintomatologia dolorosa, a volte fanno scomparire il ciclo del tutto, ma ovviamente non fanno regredire la malattia, riducono lo stato infiammatorio in cui versa la pelle della paziente. E ovviamente però quando la condotta di attesa e la terapia medica non riescono, diciamo così, ad essere efficaci, allora sì che interveniamo noi con il discorso della terapia chirurgica. Terapia chirurgica che chiaramente può coinvolgere solo l'ovaio, come si vede appunto da questo video, vedete appunto la cisti cioccolato a cui facevo prima riferimento, oppure può coinvolgere l'utero, vedete questo è un utero di consistenza diminuita, molto aumentato di volume, dovuto proprio alla presenza di endometriosi nella parete uterina. Qua abbiamo utilizzato una tecnica conservativa sulla adenomiosi, una cosa un po' particolare che facciamo nella negrale. E come vi dicevo a volte, purtroppo queste cisti endometriosi che possono trasformarsi anche in tumori dell'ovaio, quindi bisogna anche fare prevenzione per quanto riguarda il discorso oncologico e quindi attenzione ecco, a classificare bene questi tipi di cisti endometriosi. Un diciamo così, punto un po' critico dell'endometriosi, quello legato appunto all'endometriosi intestinale, perché ci sono questi noduli che possono infiltrare proprio l'intestino, e in questo caso chiaramente bisogna anche, si arriva nei casi diciamo così peggiori, nei casi in cui non si riesce ad effettuare una terapia conservativa, anche all'asportazione di un pezzettino di intestino, quindi
Naturalmente, questa deve essere soltanto l'ultima chance che deve avere una donna, nel senso che prima la terapia medica e poi appunto la terapia chirurgica, fino proprio alla terapia chirurgica intestinale delle pazienti che presentano appunto la diffusione della malattia anche a livello di quest'organo. E vedete come esistono anche delle condizioni in cui da queste cellule dall'utero, oltre ad infiltrare il retto, possono anteriormente infiltrare anche la vescica. Quindi ci sono purtroppo alcune donne che sono costrette a togliere un pezzettino di vescica durante i nostri interventi, poi ovviamente ricostruiamo tutto dopo la resezione vescicale, con una sutura, diciamo così, in duplice strato per ricostituire, diciamo così, la parete vescicale, però questo è per capire un pochino le dimensioni del problema, perché in realtà questi interventi vengono fatti tutti in laparoscopia, cioè con i puntini sulla pancia, ma in realtà sono interventi molto complessi che durano anche ore, si parla di 2, 4, anche 6 ore di intervento. Esistono poi anche dei casi limite, cioè l'endometriosi a livello diaframmatico, l'endometriosi a livello ombelicale, a livello del canale inguinale, quindi ci sono anche delle sedi un pochino atipiche, che dobbiamo tenere sicuramente sotto controllo, ma effettivamente sono molto molto rare, per fortuna. E poi, ovviamente, c'è da dire un'ultima cosa sulla chirurgia, che non sempre la chirurgia, diciamo così, è la soluzione del problema, perché spesso no, insomma, a volte alcune pazienti che vengono sottoposte alle chirurgie così radicali hanno poi dopo difficoltà nel fare la pipì, quindi una ritenzione urinaria, difficoltà ad evacuare nella maniera corretta, quindi dopo ve ne parleranno, appunto, ne parlerà la fisioterapista in maniera più specifica. Quindi, oltre ai dolori, diciamo così, alla malattia, alle aderenze che hanno creato i diversi interventi, a volte anche la nostra chirurgia può essere, diciamo così, si può sommare allo sviluppo di queste disfunzioni vescicali e rettali che poi creano una riduzione della qualità di vita delle pazienti. Quindi il concetto deve essere: bisogna portare in sala operatoria, cioè sottoporre alla chirurgia, solo chi veramente ne ha bisogno, solo chi sta veramente male, nonostante la terapia medica, proprio perché non è una chirurgia semplice. Seppur, come vi dicevo, gli ospedali pionieri del trattamento della chirurgia dell'endometriosi. Naturalmente, oltre alle disfunzioni vescicali, oltre alle disfunzioni rettali, queste donne possono presentare anche delle disfunzioni sessuali e quindi sulla capacità appunto di mantenere una risposta di lubrificazione durante l'attività sessuale, ad esempio. Quindi sono effettivamente un tipo di malattia che coinvolgersi la donna, ma coinvolge anche la coppia, quindi anche il partner deve essere messo al corrente di queste eventuali problematiche proprio per poter comprendere al massimo le problematiche che si possono sviluppare durante una coppia in una paziente affetta da endometriosi. Ovviamente qui vado un pochino più veloce. La tecnica che noi utilizziamo è una tecnica che si chiama appunto nerve sparing, cioè praticamente cerchiamo di salvare i nervi mantenendo però la stessa aggressività sulla malattia, ed è questo un pochino il concetto più difficile da sviluppare, proprio perché questi nervetti che a volte vengono coinvolti, vengono infiltrati dalla malattia, come vi dicevo, sono importanti sia per le funzioni vescicali, sia per le funzioni rettali, sia per le funzioni sessuali. Qui vi faccio solo vedere rapidamente che chiaramente adesso l'endometriosi non deve essere una malattia come si pensava una volta, curata solo dal ginecologo, ma ci deve essere in realtà un lavoro di equipe, ed è questo un pochino il messaggio che vogliamo far passare con questo appuntamento oggi. Sempre maggiore importanza assunto negli anni la riabilitazione del pavimento pelvico, proprio per permettere a queste donne di migliorare queste funzionalità vescicali, sessuali, rettali, sia prima, ma soprattutto dopo un intervento chirurgico del genere. Oltre a questo, naturalmente, c'è da valutare il discorso legato alla nutrizione, perché
riabilitazione di impedimento termico spesso va associata alla corretta scelta degli alimenti per migliorare la defecazione e soprattutto per combattere la stipsi e per ridurre il dolore durante la defecazione stessa. Il concetto di dolore è un concetto che non è soltanto un dolore fisico, come poi vi spiegheranno meglio i miei colleghi, ma è associato proprio alla paura del dolore, all'aumento dell'ansia, all'aspettativa del dolore. Questo comporta a sua volta un aumento della tensione muscolare e un ipertono del pavimento pelvico. Quindi il concetto di pavimento pelvico, il concetto di dolore, di dolorabilità, ovviamente sono strettamente connessi tra di loro e non possono essere scissi l'uno dall'altro. E chiaramente abbiamo iniziato già da tempo a integrare, ma vedo che adesso anche negli altri ospedali la figura dello psicologo ha assunto sempre una maggiore importanza, sia per quanto riguarda il colloquio di sostegno, per le consulenze sessuologiche, per la somministrazione di questionari. Tante donne all'inizio, quando noi proponiamo lo psicologo, tendono un pochino ad avere una reazione di difesa, un pochino a rifiutano un pochino l'idea di dover essere supportate da un gruppo di psicologi, ma poi abbiamo visto che nel corso del tempo sono state loro stesse a chiederci di avere dei colloqui con queste figure che stanno assumendo sempre una maggiore importanza nella cura di questa particolare tipo di patologia. Io vi saluto facendovi vedere questa immagine, che è un'immagine appunto che a cui noi siamo molto affezionati, dove vedete che è vero, sì, la malattia deve essere curata dal ginecologo, ma chiaramente ci sono delle altre figure altrettanto importanti che partecipano alla cura di questa patologia, dai chirurghi generali, chirurghi vascolari, gli urologi, chirurghi toracici per la parte chirurgica, ma anche, vedete, il radiologo per la parte diagnostica, ovviamente. Ma vedete, come terapista del dolore, psicologo, psichiatra, nutrizionista, gastroenterologo, fisiatra, fisioterapista, nel corso degli anni hanno assunto sempre una maggiore importanza proprio nella fase pre e post chirurgica per la cura di questa malattia. Ancora un'immagine, questa è tra l'altro una pubblicazione molto importante, dove riprende appunto il concetto di multidisciplinare, e quindi qual è il messaggio che dobbiamo portarci a casa? Intanto l'informazione deve essere spesso un'informazione diretta, e oggi ed è un esempio lampante, e anzi ringrazio della presenza anche di venerdì sera di tutte queste persone, e deve essere effettuato però da personale specializzato, cioè da personale che in realtà conosce bene la malattia. L'importanza di un counseling accurato, cioè bisogna spiegare e parlare con i pazienti nella maniera più precisa possibile, mantenere questo contatto con i pazienti nel tempo. Ovviamente il punto cardine, come diceva appunto bene anche l'assessore prima, è la diagnosi, quindi bisogna accorciare il ritardo diagnostico di cui parlavamo precedentemente, che è stimato mediamente in 8 anni da quando insorge la malattia fino a quando si effettua la diagnosi stessa. Ridurre il più possibile le false informazioni, quindi come vi dicevo internet va bene, i gruppi di Facebook anche, ma insomma bisogna cercare di filtrare le informazioni che troviamo su internet e offrire appunto sempre la donna l'alternativa giusta, quindi ascoltare naturalmente qual è l'aspettativa della donna in quel momento e cercare appunto di capire se la terapia medica, se la ricerca gravidanza, se la cura del dolore, se l'intervento chirurgico in quel momento è la scelta migliore per quella determinata paziente, che è diversa dalle pazienti precedenti, da tutte le altre pazienti precedenti e successive che vedete nel vostro ambulatorio. Quindi il management deve essere un management personalizzato, focalizzato sulla donna che avete davanti e sulla coppia, non sul tipo di malattia. A volte noi abbiamo endometriosi di quarto stadio, cioè endometriosi un pochino più diffuse, che seguiamo negli anni solo con la terapia ormonale, non operiamo mai, e altre volte abbiamo invece endometriosi di primo o secondo stadio, quindi delle endometriosi in fase iniziale, che però stanno molto male nonostante la terapia medica, e per questo siamo costretti poi all'intervento chirurgico. Quindi non bisogna curare la malattia in
senso di quantità di malattia, ma in base alla sintomatologia della paziente e alle aspettative della donna stessa. E ovviamente l'importanza dei centri di riferimento, perché chiaramente non sono dotati di adeguate competenze, strumenti e di un supporto multidisciplinare. Io vi ringrazio per l'attenzione e poi alla fine faremo le domande. Allora vi presento io la dottoressa Sara Sandra, la nostra biologa nutrizionista, che ci aprirà un pochino le menti, anzi farà luce su questo aspetto molto molto importante. Buonasera a tutti, collego un attimo il computer e arrivo. Allora, buonasera a tutti, io sono Sara Sandri, sono una biologa nutrizionista, ho un master in nutrizione e alimentazione nel soggetto sano e patologico. E questa sera vi parlerò di alimentazione, vi darò dei consigli, delle linee guida generali per alleviare i sintomi delle donne che hanno endometriosi. Come prima mi diceva il mio collega, anche io sono affetta e quindi è un argomento che mi sta molto a cuore. E inizierei allora parlando su che cos'è la malattia. Sarò molto breve visto che ne ha già parlato il dottor Montone. Allora, l'endometriosi è una patologia cronica dovuta alla migrazione di tessuto endometriale in aree diverse dalla sua sede fisiologica, che è appunto l'utero. Le cellule dell'endometriosi migrano in altri organi, come ad esempio l'intestino, il setto retto-vaginale, la vagina, e provocano, vengono sollecitate dagli ormoni del ciclo mestruale, provocando un ispessimento e un sanguinamento delle stesse, e questo sangue appunto non riesce ad uscire dal corpo, come esce nel caso del ciclo mestruale, rimanendo intrappolato e provocando infiammazione. Le conseguenze più comuni sono dolori addominali, la dismenorrea, la difficoltà ad urinare e defecare, sintomi gastrointestinali, sviluppo di aderenze, subfertilità o infertilità, dolore durante rapporti e dolori pelvici cronici. Naturalmente i sintomi variano in base al grado della malattia e alla collocazione della stessa. E spesso nelle pazienti con endometriosi sono presenti comorbidità, quindi altre patologie che aggravano il quadro generale. E mi sento anche di dover denominare la sofferenza psicologica che provoca questa malattia, di cui poi vi parlerà la dottoressa Zina Fiorello. La dieta nel caso dell'endometriosi è molto importante, si può parlare quasi di cibo terapeutico. Infatti i sintomi dell'endometriosi possono essere ridotti mantenendo un'alimentazione ricca di cibi antinfiammatori, disintossicanti e liberi da ormoni. Ormoni che nel caso dell'endometriosi sono la benzina della malattia. Una corretta alimentazione porta a meno infiammazione, meno crescita della malattia e quindi a meno sintomi.
L'endometriosi, abbiamo detto che è una malattia che appunto dipende dagli ormoni, in questo caso dagli estrogeni, è una malattia estrogeno dipendente. L'estrogeno 17-beta-estradiolo attiva la proliferazione anche del tessuto endometriale fuori posto. E nelle pazienti con endometriosi solitamente troviamo un'overproduzione di estrogeni o comunque un introito di estrogeni. Perché ci sono questi troppi estrogeni? Perché ci può essere uno scompenso ormonale e quindi il progesterone non riesce a abbassare, mitigare gli effetti degli estrogeni. Una dieta non idonea dipende appunto dall'introito di estrogeni attraverso la dieta, sostanze inquinanti che agiscono come interferenti endocrini, terapie ormonali, sovrappeso, il grasso sottocutaneo infatti produce esso stesso estrogeni, l'autoproduzione da parte delle cellule endometriosiche che producono estrogeno, l'enzima aromatasi che è overespresso dal grasso cutaneo delle cellule endometriosiche, è un'enzima che trasforma gli androgeni in estrogeni e disfunzione di fegato e intestino, che sono gli organi deputati appunto alla degradazione degli estrogeni in eccesso. Allora, nel caso di endometriosi, quali cibi posso mangiare e quali devo evitare? Allora, cosa aumentare? Bisognerebbe aumentare l'apporto di fibre almeno del 20-30%. E soprattutto frutta e verdura, la frutta come ad esempio mele, prugne, che sono ricche di fibre, le verdure come sedano, carote, ad esempio, e si dovrebbe consumare 3 porzioni di verdura al giorno e 2 di frutta al giorno. Questo perché, le fibre, diminuiscono l'assorbimento intestinale degli estrogeni. Inoltre bisognerebbe utilizzare dei cereali integrali, quindi sostituire ciò che sono tutti i prodotti raffinati, pasta e piani, pane bianchi per intenderci, con i cereali integrali, meglio essere con poco glutine e alternarli anche con altri prodotti senza glutine che possono essere ad esempio l'amaranto, il grano saraceno, i cosiddetti cereali non cereali, che sono dei vegetali che sono utilizzati però come cereali. Inoltre è importante consumare semi oleosi sia per l'apporto di fibre e omega 3 e ferro e anche legumi. Fino a poco tempo fa i legumi erano stati bannati per quanto riguarda l'endometriosi perché hanno un elevato contenuto di fitoestrogeni. I fitoestrogeni si pensava agissero come gli estrogeni e quindi aumentassero i sintomi della malattia. In realtà non è così, poiché competono per i recettori degli estrogeni e abbassano, siccome agiscono abbassando l'azione degli estrogeni, sono detti antiestrogenici. E sono stati fatti degli studi anche nei paesi asiatici dove la soia è la base della dieta e hanno visto appunto che in questi paesi malattie che dipendono dagli estrogeni come l'endometriosi o come l'osteoporosi, patologie cardiovascolari, cancro al seno, eccetera, hanno un'incidenza minore. Poi, cosa aumentare? Gli omega 3. Gli omega 3 perché appunto promuovono la produzione di una prostaglandina, la PGE1, che è antinfiammatoria. Quindi dobbiamo aumentare il consumo di pesce, soprattutto salmone e pesce azzurro, olio di oliva e di semi che sono antinfiammatori, frutta secca a guscio come ad esempio noci, mandorle, nocciole, eccetera. Avocado e semi. Inoltre, se necessario, si possono utilizzare degli integratori. Questi devono essere inseriti dallo specialista, poiché ci sono delle sostanze che sono importanti per la diminuzione dei sintomi dell'endometriosi e che è difficile avere a livelli elevati all'interno degli alimenti.
Quindi se lo ritiene necessario, lo specialista può prescrivere degli integratori come la vitamina D, la quercetina, la curcuma, l'omega 3 ed altri. Altri consigli sono preferibilmente acquistare alimenti biologici, quindi privi di agenti chimici e pesticidi, poiché questi possono agire come perturbatori endocrini, quindi aumentare l'infiammazione. Inoltre si consiglia di assumere carboidrati e proteine nella stessa misura durante i pasti, questo per abbassare il picco insulinico. Inoltre è importante attività fisica e mantenere un peso corporeo adeguato, questo perché, come ho detto prima, il grasso stesso produce estrogeni e aumenta l'infiammazione dei sintomi della malattia. Cosa ridurre? Bisogna ridurre la carne, soprattutto la carne rossa, preferire la carne bianca perché questa è più magra e più facilmente digeribile. La carne contiene al proprio interno il gruppo M e la mioglobina che a livello intestinale portano infiammazione. Gli alimenti di origine vegetale non contengono questa proteina, però in realtà non hanno tutti gli aminoacidi essenziali che ha la carne, quindi la carne non va eliminata ma va ridotta. Inoltre la carne contiene estrogeni che possono essere aggiunti dall'esterno solo nei paesi in cui questo è concesso, oppure comunque sono presenti all'interno dell'animale, infatti la mucca è perennemente gravida e quindi ha elevati livelli di estrogeni. Bisogna ridurre anche latte e derivati per la presenza di caseina, lattosio ed estrogeni, e questo nel caso di intolleranze a queste proteine che sono la caseina e il lattosio. Bisogna quindi assumere, se si è intollerante al lattosio, prodotti, latte derivati senza lattosio, quindi dove il lattosio è già degradato in glucosio e galattosio. Però non è detto che se soffriamo di determinati discomfort come gas, diarrea, eccetera, il colpevole sia per forza il lattosio. Infatti molti possono avere questi problemi perché hanno un'intolleranza alla caseina. La caseina infatti è di due tipi, una di tipo 1 e una di tipo 2. E una volta esisteva solo la caseina di tipo 2. C'è stata poi una mutazione nelle mucche che ha provocato la creazione della caseina di tipo A1, per la quale noi non abbiamo gli enzimi necessari. Quindi è una cosa soggettiva, nel senso che alcune persone possono avere una reazione a questa caseina A1 più acuta rispetto ad altre. Quindi ogni persona va valutata soggettivamente. Comunque, se abbiamo di questi problemi, sarebbe il caso di utilizzare prodotti latte derivati che derivano da altri animali, come ad esempio la capra, la pecora, la bufala, oppure da mucche di tipo A2, perché esistono ancora allevamenti di mucche di tipo A2, oppure assumere latte derivati di tipo vegetale, come il latte di cocco, il latte di mandorle. Inoltre ci sono degli alimenti, dei latte derivati che sono privi o comunque hanno basso contenuto di caseina e lattosio, che sono ad esempio lo yogurt oppure i formaggi stagionati come il parmigiano reggiano 36 mesi, oppure c'è la ricotta che deriva dal siero, quindi non contiene caseina. E inoltre i latte derivati contengono estrogeni, poiché appunto derivano dagli animali che hanno essi stessi estrogeni. E ridurre anche il glutine va ridotto, non eliminato, a meno che non ci troviamo di fronte a un'intolleranza o una celiachia, e questo perché noi assumiamo più glutine del dovuto, poiché il glutine nei prodotti di oggi viene aggiunto per questione di facilità di lavorazione dei prodotti, ad esempio per facilitare la lievitazione. Quindi è bene
alternare prodotti con glutine a prodotti senza glutine, naturalmente senza glutine. E gli zuccheri bisogna ridurli poiché influenzano l'innalzamento dell'insulina. L'insulina è quell'ormone che mantiene sotto la soglia di sicurezza il livello degli zuccheri, e questo è un fattore pro-infiammatorio, quindi bisogna cercare di limitare gli zuccheri, soprattutto gli zuccheri aggiunti. Cosa evitare? Evitare gli alimenti industriali, come ad esempio patatine, merendine, e gli alcolici, la caffeina, anche questa crea acidità e inoltre crea infiammazione, quindi si può valutare di utilizzare ad esempio il caffè di cicoria, le farine bianche e i prodotti da forno raffinati, come ho spiegato prima, i grassi saturi, lo zucchero bianco, e che anche questo crea dipendenza, infiammazione, e problemi con il gastrointestinale, di gas, diarrea, eccetera, se consumato in eccesso, e evitare anche il bisfenolo. Cos'è il bisfenolo? È una sostanza che viene rilasciata dalla plastica quando è scaldata, e quindi sì, questo bisfenolo si pensa, cioè certi determinati studi hanno dimostrato che agisce come gli estrogeni. Quindi chi soffre di endometriosi è il caso che non utilizzi per scaldare i cibi dei contenitori di plastica. E inoltre bisogna evitare le intolleranze, ciò che dà intolleranza alimentare. Quindi ogni persona va valutata a sé ed evitare ciò che può creare infiammazione. Ecco, allora, le donne con endometriosi sono tutte accomunate dalla stessa patologia, ma come diceva prima il dottor Mautone, ogni donna è diversa. Quindi la dieta va personalizzata in base alle singole necessità, in base alle comorbidità, quindi le altre patologie che si possono presentare nelle donne con endometriosi, in base alle intolleranze alimentari e al proprio stile di vita. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, buonasera a tutti, sono Giada Benedini, sono fisioterapista e osteopata specializzata nella salute della donna e del bambino. E mi trovo qui stasera assieme ai colleghi a parlare della cura, del trattamento, della presa in carico di donne che soffrono di endometriosi. Perfetto, quindi qual è il punto specifico, la struttura che mette in relazione la mia figura sanitaria rispetto a una paziente, che a una donna che soffre di questa condizione? È una struttura che ha nominato prima il dottor Mautone, che in questo periodo storico sentiamo nominare spesso, ma che in realtà in pochi abbiamo consapevolezza di che cosa è e che cosa fa. Sto parlando del pavimento pelvico. Il pavimento pelvico è una struttura muscolare che hanno sia le donne che gli uomini, che è proprio costituito da tre strati di muscolatura striata che va dal coccige dietro verso l'avanti, verso la sintesi pubica, e va ad attaccarsi lateralmente nella zona degli ischi. Gli ischi sono quelle parti ossee del bacino su cui noi ci sediamo, le parti ossee che sentiamo appoggiate alla sedia in questo momento. Quindi è una struttura che ha una situazione orizzontale, tanto che viene definito anche come diaframma,
come il diaframma, quello respiratorio che conosciamo un pochettino di più, e che ha una forma da mappa. Questa sua forma particolare ci suggerisce qual è la sua funzione. La sua funzione, tra le altre principali, è quella di andare a sostenere tutti gli organi che sono presenti in quella che viene definita la piccola pelvi, cioè la parte più bassa della pelvi, la parte più bassa del bacino. Questa struttura va incontro a delle modificazioni che sono date anche fisiologicamente dal tempo che passa. Cosa vuol dire? Per esempio, fisiologicamente, la donna che va incontro alla menopausa, che è una condizione assolutamente fisiologica, a causa di cambiamenti ormonali, questo pavimento pelvico, questa struttura muscolare, tende a cedere, a diventare ipotonica, come la definiamo in medichese. Cosa vuol dire? Che il risultato è che questa struttura tiene meno. Per questo spesso la donna dopo la menopausa va incontro a certi disturbi legati proprio a questa condizione. Nella donna affetta da endometriosi, ne abbiamo parlato spesso, l'abbiamo nominato spesso, la situazione che accade è una condizione di infiammazione che diventa cronica e va ad incidere come sintomo, soprattutto col sintomo doloroso, che però, abbiamo detto, indipendente dal punto di vista proporzionale alla gravità della patologia, ossia vale a dire che una donna che ha una diagnosi di endometriosi superficiale può avere dei sintomi importanti, mentre una donna che può avere anche una condizione di endometriosi profonda può essere completamente asintomatica. L'altra condizione che invece è sempre presente è la condizione di infiammazione. Cosa comporta la condizione di infiammazione a livello dei tessuti? A livello dei tessuti comporta una, possiamo definire, rigidità. Si parla spesso in questo caso di pelvi congelata. Pelvi congelata in che senso? Vi dà l'idea il nome? Una situazione in cui la pelvi ha poca mobilità, sia da un punto di vista osseo che da un punto di vista viscerale. Quando parliamo di visceri intendiamo gli organi. Come vedete, questa è un'immagine simile a quella che abbiamo visto prima nelle slide del dottor Mautone, dove sono presenti dal punto di vista in un taglio trasversale tutti gli organi che nella donna si susseguono a livello della piccola pelvi. Dovete immaginarvi che nella parte bassa, tra la sintesi pubica e il coccige, ci sia una struttura orizzontale che è quella del pavimento pelvico. Queste strutture che vediamo in ordine sono vescica, vagina, utero e retto. Tra di loro devono avere la possibilità di muoversi una sull'altra. Si parla di slide in gergo, quindi di scivolamento di un organo rispetto all'altro, perché è vero che sono strettamente relazionate da una serie di strutture, che non è solo quella muscolare del pavimento pelvico, ma anche tutta una serie di legamenti e fasce di cui non sto qui a raccontarvi perché diventerebbe un po' noioso. Ma tutte queste strutture mettono chiaramente in relazione un viscere rispetto all'altro. Durante uno stato infiammatorio queste strutture si fanno meno elastiche, il che comporta una perdita di mobilità di un organo rispetto all'altro, che per lavorare bene deve essere libero di muoversi. Questo quindi è la causa principale poi dei dolori che vengono percepiti a livello della piccola pelvi, quindi vuol dire molto in basso nella pancia. Pertanto si parla in questa situazione di dolore pelvico cronico. Dolore pelvico cronico significa appunto una sintomatologia algica, classica manifestazione dell'endometriosi, anche se non sempre, abbiamo detto. Infatti si parla di un 60% dei casi, quindi di 6 donne su 10 che soffrono di questa condizione. Può essere un dolore cronico inteso come sempre presente, dolore costante, oppure un dolore che è ciclicamente acuto, cioè che in occasione, ogni volta di una mestruazione o in occasione dell'ovulazione, oppure durante i rapporti sessuali, compare ogni volta che è presente uno di questi stati durante il nostro parlo quanto donna, ciclo ormonale, che è quello che condiziona tantissimo, le donne presenti lo sappiamo, la vita di ciascuna di noi. Quindi questa è la condizione,
Come reagisce il pavimento pelvico? Abbiamo detto che con l'età fisiologicamente il pavimento pelvico diventa ipotonico. Quando invece c'è uno stato infiammatorio presente a livello della piccola pelvi, il muscolo diventa ipertonico. Non dobbiamo però incorrere nell'errore di pensare che un pavimento ipertonico significa che è un pavimento pelvico forte. Non è vero. La muscolatura che è ipertonica, e questo vale per la muscolatura di tutto il corpo muscoloscheletrica, significa che diventa debole velocemente, cioè riesce a compiere un'azione ma che non riesce a mantenerla nel tempo. Quindi in realtà un muscolo ipertonico è comunque un muscolo debole. Pertanto si va incontro a tutta quella serie di sintomi, oltre al dolore, che presenta l'endometriosi. Mi sono domandata che cosa potevo spiegarvi oltre alla struttura, oltre a tediarvi un pochino con l'anatomia, e ho pensato di raccontarvi un pochino che cosa succede quando una donna con, in questo caso, condizione di endometriosi o comunque di dolore pelvico, anche se non è ancora stata diagnosticata esattamente una patologia, perché come abbiamo ripetuto spesso, come ci ha fatto vedere nelle slide del dottor Mautone, è una condizione che viene spesso diagnosticata tardi e quindi è probabile che una donna soffra di sintomi correlati all'endometriosi senza ancora una diagnosi, quando viene da un fisioterapista osteopata, che cosa succede? Innanzitutto aspettatevi di incorrere in una anamnesi, ossia in una raccolta dati, in una lunga chiacchierata, perché abbiamo bisogno di sapere tante cose. Innanzitutto vogliamo conoscere la storia della patologia, ma non solo la storia della patologia intesa come la storia dell'endometriosi, noi vogliamo conoscere la storia della donna con endometriosi, perché non è solo. Ognuno di noi nella propria vita va incontro a diversi traumi, a diverse patologie, a interventi chirurgici anche che non hanno nulla a che vedere con l'endometriosi. Tutto ciò crea nel corpo una memoria e una serie di adattamenti che possono cambiare nella condizione poi a cui si aggiunge l'endometriosi. Per cui ogni donna che si presenta in studio con endometriosi è un caso a sé. Diventa molto diversa, per esempio, una donna che ha subito una appendicectomia e quindi può avere potenzialmente già presenti delle aderenze nella zona della fossa iliaca di destra, dove normalmente si trova l'appendice, oppure può essere una donna che ha subito un intervento invece di livello toracico. È una situazione completamente diversa. Chiaramente vogliamo vedere le indagini che sono state fatte. Spesso, per fortuna, io che lavoro a Verona e che quindi abbiamo la fortuna di avere il centro di Negrà, riusciamo ad avere delle diagnosi fatte con l'ecografia, che è il gold standard. Ma spesso ci troviamo anche di fronte, in caso di altri ospedali veronesi, di avere come esame clinico solo la risonanza magnetica. In ogni caso, questo è importante per andare a vedere dove si trova il tessuto endometriale e quindi dove possiamo aspettarci che ci possa essere quella riduzione di mobilità di cui vi parlavo prima rispetto agli uomini. Chiaramente dobbiamo differenziare se una donna ha subito o meno già un intervento per questa endometriosi, perché chiaramente le conseguenze sono diverse e se la donna ha subito un intervento per la condizione di endometriosi è importante andare a leggersi come è stato fatto l'intervento per cercare di capire esattamente cosa è successo. E se ci sono dubbi, tendiamo a contattare il ginecologo che ha operato, perché come si dice sempre, solo il chirurgo sa esattamente cosa ha fatto. Anche se devo dire che le descrizioni degli interventi sono molto chiare spesso. Oltre a questo è importante capire per noi quanto incide l'endometriosi e il dolore e l'infiammazione nella qualità della vita della persona. Perché è molto importante, non è solo il dolore, ma è come lo si vive e che cosa limita. Una ragazza, per esempio un adolescente, che ogni volta che incorre in un ciclo mestruale è costretta a perdere giorni di scuola, sicuramente è una qualità della vita che diventa scarsa. La stessa cosa vale per una donna un po' più grande che nel mondo del lavoro deve, spesso si ritrova a dover rimanere a casa dal lavoro ed essere magari additata come una segnalista, quando invece è purtroppo a volte necessario.
Quindi, per non parlare poi anche della sfera sessuale, un altro problema importante che conta tanto nella qualità della vita della coppia e della donna. E poi tutte le preoccupazioni che sono legate alla patologia. Spesso mi ritrovo a avere pazienti che mi chiedono come andrà, come sarà. È importante andare a capire qual è il futuro e capire anche che non c'è la sfera di cristallo, non si può sapere esattamente che cosa succederà. Certo che se la persona viene presa in carico in maniera multidisciplinare, come vedevamo prima, oltre alla terapia farmacologico-chirurgica, dalla mia figura, a livello nutrizionale, a livello psicologico, siamo sicuri che la qualità della vita di questa persona è destinata ad aumentare. Questa quindi è la parte dell'ascolto. Successivamente, ad aver ascoltato tutta la storia, andiamo a esaminare, a valutare com'è questa persona, com'è questa paziente. Cos'è che guardiamo prima di tutto? La postura. La postura già indica quali possono essere i punti dove una donna soffre di più, oppure quali sono i punti che ci possono creare un disequilibrio che può andare ad incidere sul percepito del dolore. Chiaramente la dolorabilità, cioè la soglia del dolore, quanto fa male, anche per capire alla termine della seduta come cambia la sensazione del dolore. Ancora una volta il tono del pavimento pelvico, da capire se è una situazione effettivamente di tono, ipotono o ipertono, o semplicemente una cosa che ci tengo particolarmente, la consapevolezza di averlo e di poterlo utilizzare, perché non è una struttura inerme il pavimento pelvico, è una struttura che si può reclutare e ahimè poche di noi donne sanno che è una posizione possibile. Bisogna andare a valutare anche le potenziali aderenze. Pensate che è stato stimato che dopo un intervento chirurgico di chirurgia generale all'addome il 91% delle persone incorrono in aderenze, ma la cosa che è più stupefacente è che soffre di aderenze anche il 65% delle persone che non hanno subito interventi chirurgici, perché spesso le aderenze possono essere conseguenti anche ad uno stato infiammatorio senza taglio chirurgico, per cui questa è un'altra valutazione importante. Chiaramente le cicatrici invece, se presente, si sa che creano delle riduzioni di movimento, e appunto la mobilità viscerale, in particolare la mobilità dell'utero, rispetto alle ovaie e rispetto all'intestino, che sono le zone che in caso di endometriosi possono avere più disturbo. Finalmente, dopo aver valutato, e quindi sottolineo il principio della globalità del corpo, che è un principio che è molto caro soprattutto all'osteopatia, cioè andare a pensare che una persona non è solo una parte del corpo, non è solo una patologia, ma è tutto l'insieme, perché siamo tutti, io dico sempre, siamo tutti attaccati, non siamo divisi in pezzi, bisogna ragionarci tutti insieme. Quindi che cosa si riceve durante una seduta? Terapia manuale, principalmente terapia manuale. Dovete aspettarvi, quando andate dal fisioterapista o osteopata, di sentire le mani del terapista addosso. Le mani sono il mezzo che andiamo ad utilizzare sia nella valutazione ma anche nel trattamento. In alcuni casi vengono utilizzati anche degli strumenti, soprattutto nel lavoro preciso per la muscolatura del pavimento pelvico, anche se può essere una scelta del terapista. Sono molto efficaci anche le manovre semplicemente manuali. Nel caso dell'endometriosi, l'obiettivo delle manovre manuali interne a livello del pavimento pelvico saranno quello di rilasciarlo, o meglio, insegnare alla donna a rilasciare il pavimento pelvico. Importante la consapevolezza della respirazione diaframmatica. Un'altra cosa che ci dimentichiamo di fare spesso, sarà un po' il periodo storico che stiamo vivendo, dove siamo sempre stressati, siamo sempre di corsa, ci dimentichiamo di respirare profondamente. Tendiamo tutti quanti ad avere un respiro molto superficiale, ad avere una frequenza respiratoria molto alta, perché siamo sempre di fretta.
E invece bisogna imparare, soprattutto in questi casi, avere la consapevolezza, anche in questo caso, di respirare completamente, di riempire bene i polmoni e di svuotarli. Questo permette uno scambio di gas a livello del polmone che è assolutamente importante e fondamentale. E non dimenticare assolutamente l'esercizio fisico. L'esercizio fisico è alla base della salute. E meno male che ci stanno sensibilizzando tutti sempre di più sull'importanza dell'esercizio fisico. È utile per tutti. Quindi, fondamentale ad aggiungere, anche se non l'ho segnato, è anche l'autotrattamento. Esistono delle manovre di automassaggio per l'addome, per la donna, che possono aiutare nella gestione delle tensioni che si sentono a livello dell'addome. Questa è una cosa che di solito si insegna durante la terapia, in modo che la persona, la donna, anche quando è a casa e sente l'indurirsi della zona dell'addome, magari vicino all'ovulazione tipicamente, o nell'avvicinarsi al momento mestruale, possa da solo andare a trattarsi ed essere consapevole di quello che succede a livello della propria pancia, del proprio addome. Quando si va a lavorare con il trattamento manuale, si va a lavorare sulla muscolatura, si va a lavorare sui nervi, che non si intende solo i nervi, quelli che conosciamo, i nervi motori, quelli più famosi, ma si intende anche sul sistema nervoso, quello che viene definito sistema nervoso autonomo, cioè è tutta quella parte di sistema nervoso che noi non comandiamo coscientemente. Per farvi capire, è quella parte di sistema nervoso che ci fa battere il cuore senza che noi pensiamo di doverlo fare. Il cuore batte da solo, senza che ci pensiamo. Quello è il sistema nervoso autonomo. Anche i nostri visceri hanno una parte di sistema nervoso autonomo che fa, per esempio, lavorare la peristalsi, cioè quel movimento dell'intestino che favorisce, per esempio, l'avanzamento fecale. Oltre a questo, si va a lavorare sulle articolazioni, perché se prima vi ho raccontato come questo pavimento pelvico sia tutto attaccato, prende inserzione, come si dice in gergo, a livello osseo, significa che poi anche tutte le articolazioni della pelvi e anche le articolazioni vertebrali possono ritrovarsi in una condizione di blocco, di ipomobilità causata da questa tensione. Pertanto sarà importante andare a lavorare anche sul ripristino del movimento fisiologico a livello vertebrale e a livello della pelvi. Ancora un riferimento rispetto al muscolo. E sui punti trigger, i punti trigger sono dei punti specifici, trigger vuol dire grilletto, quindi dei punti specifici del muscolo in cui si crea grande dolorabilità al toccarlo. Quei punti sono sempre obiettivo di trattamento nel volerli disattivare in modo che non vadano a creare quel dolore costante di origine muscolare. Quindi tutto ciò, l'obiettivo è regolare tutto il sistema tramite delle manovre manuali non invasive. Per quanto riguarda invece il rilascio del pavimento pelvico, che di cui abbiamo nominato prima, l'obiettivo è quello, appunto, dal nome, di rilasciare il pavimento pelvico, di combattere contro questo aumento di tono che comporta riduzione di movimento e nel contempo debolezza della muscolatura. E prima di tutto si raggiunge tramite la consapevolezza di averlo e di come funziona. Ancora la respirazione è la caratteristica, tra l'altro, femminile, è quella di andare a respirare soprattutto con il torace, mentre l'uomo ha la fortuna che di base tende a lavorare di più di diaframma. Quindi si parla di una respirazione addominale più tipica dell'uomo e una respirazione toracica più tipica della donna. Ecco, anche noi donne dobbiamo imparare a respirare bene col diaframma, non solo per l'espansione polmonare, quindi come dicevo prima, dello scambio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica, ma anche perché il diaframma, che è questa un'altra struttura orizzontale, che è il motore principale della respirazione, nel momento in cui inspiriamo l'aria scende, e cosa va a fare? Va a schiacciare, a comprimere tutti i visceri che ci sono all'interno dell'addome. Questo movimento va a creare una sorta di massaggio e va a favorire il movimento di questi muscoli,
del movimento di questi visceri e anche a favorirne le funzioni. Quindi torniamo alla peristalsi, a quello che dicevamo prima. Oltre ad avere dei grandi vantaggi da un punto di vista vascolare, sia nell'aumento della vascolarizzazione, che è sempre una cosa buona, ma anche nella decongestione venosa, che è un'altra condizione che spesso si trova. Infine, il movimento, l'importanza dell'attività fisica. L'ideale sarebbe il movimento all'aperto. Il movimento all'aperto ci permette anche di avere come guadagno anche la vitamina D, quella che ci dà la luce del sole. È importante per cosa? È importante per i tessuti, è importante per le ossa, è importante per un sacco di cose. Purtroppo, correggimi se sbaglio, Sara, ma i livelli di vitamina D sono sempre molto bassi, vero? Non siamo più abituati a stare all'aperto, pertanto è necessario quasi per tutti, nei bambini in primis, andare a fare delle integrazioni di vitamina D standard, perlomeno nei mesi invernali. Quindi questa è una cosa che ci deve richiamare, quanto è importante la vitamina D e quanto in realtà ne abbiamo poca. Io riassumerei sempre dicendo che il movimento è cura, sempre. Quindi è importante consigliare alle donne, ma insomma a tutti i pazienti in realtà, di inserire nella propria quotidianità il movimento, l'esercizio fisico, che l'ideale, va bene, sarebbe l'esercizio all'aperto, sarebbe l'esercizio aerobico, ma se è complicato perché non piace, perché non c'è altro come sforzarsi di fare un'attività, soprattutto, adesso mi viene sempre da sorridere, in Italia, nel senso che in Italia si tende a seguire pochissimo le indicazioni che vengono date da parte delle figure sanitarie, proprio storicamente, mentre per esempio nei paesi scandinavi, quando si danno degli esercizi da compiere a domicilio, si è certi che il paziente li eseguirà. In Italia lo smettere di fare esercizio, seppur consigliato da un fisioterapista, è quasi automatico, proprio per la nostra cultura. Quindi quello che io tendo a consigliare sempre è: fai esercizio fisico e fai quello che ti piace. L'importante è che lo fai, piuttosto di andare a consigliare delle attività precise che poi rischiano di non essere seguite. Se invece vogliamo parlare di quali sarebbero le attività che meglio si abbinano a una terapia per pazienti con endometriosi, devo nominare lo yoga e il Pilates. Questi due tipi di attività, di esercizio, vanno a lavorare moltissimo sulla consapevolezza del respiro, sulla consapevolezza del pavimento pelvico, senza andare ad aumentare in modo esagerato la pressione addominale. La pressione addominale è tipicamente positiva rispetto a quella toracica, che è negativa, e questa pressione addominale, se è esagerata, va a spingere sul pavimento pelvico e a creare ulteriori problemi dove magari ce ne sono già a causa di una situazione infiammatoria. Chiudo con questa frase che a cui teniamo molto: l'importante è conoscere. L'importante è conoscere qual è la condizione, conoscere la patologia, ma anche quali sono le strategie. C'è un detto che dice: una volta che conosci il tuo nemico, hai già mezza vittoria in mano, perché saprai come reagire. Grazie.
Ok, allora intanto buonasera a tutti, io sono Zina Fiorello e ho questo compito di concludere questa serata e ringrazio davvero questa squadra, ecco mi sento di chiamarla così, perché ha portato luce in tante chiacchierate e ci ha aperto su tanti quesiti. Ecco, dico sempre anche ai miei pazienti e alle mie pazienti, cioè non aspettatevi di uscire dallo studio con delle risposte. L'obiettivo è proprio uscire con delle domande diverse rispetto a quelle con cui si è entrati, ecco. Per cui oggi, insomma, per concludere questa serata, porto il mio piccolo contributo offrendo, ecco, la mia prospettiva, che è quella psicologica. Aggiungerà anche una piccola parte neuropsicologica, una parte psicoterapica. Vediamo. Ok, intanto alcune riflessioni. Ecco, abbiamo già parlato, insomma, i colleghi hanno veramente parlato in maniera molto esaustiva del dolore pelvico e di che cos'è. Ecco, in generale siamo veramente tutti concordi che non è messaggio unico, ecco, ma è un messaggio veramente multifattoriale. A un certo punto pare, ecco, che il corpo inizi veramente a parlare ciò che la mente tenta di tacere in ogni modo. E questo è curioso, perché è curiosa come la comunicazione possa davvero trasmettere dei messaggi anche senza le parole, ecco. Quindi se parliamo veramente di situazioni di sofferenza, il mio contributo insomma, concluderà con delle testimonianze di alcuni pazienti molto davvero intense. Quindi in ogni modo è proprio un'elaborazione, il dolore non è solo una raccolta di informazioni che il corpo fa dalle zone più periferiche attraverso comunque il sistema nervoso centrale e il midollo spinale, ma è anche un insieme di attributi di significato, ecco, che il corpo e la mente fanno attraverso proprio quello che è un sistema basato sulle credenze, un sistema basato sulle paure, un sistema basato da fattori ambientali. Ecco, noi siamo esseri che ci muoviamo in un mondo veramente articolato, per cui, come diceva anche la dottoressa Meneghini, la persona, ecco, prima del paziente, prima del malato, prima la persona, ecco, per cui cercherò di centrare il più possibile il mio contributo sulla persona, perché è con le persone, ecco, che lavoro. Gli aspetti neuropsicologici legati al dolore ricordano un po' quei trigger di cui ha parlato prima la dottoressa, noi li chiamiamo neurotag, ok? Quindi sono delle celluline, ecco, dei recettori neurotrasmettitori si chiamano, che si attivano per aiutarci a sentire il corpo e di conseguenza anche in una formula proprio di sopravvivenza, per fare in modo che il nostro cervello elabori delle risposte comportamentali adeguate alle situazioni. Insomma, noi siamo alla fine dei piccoli problem solver, ecco. Quindi, diciamo, il dolore non è semplicemente qualcosa che riguarda un danno tissutale reale, ma ci sono anche veramente dei danni potenziali.
e aspetti come appunto la paura, lo stress, i ricordi e le convinzioni che possono davvero innescare l'attivazione di questi neurotag. Come faccio vedere qua nella figura, nella risonanza sia magnetica che poi attraverso i vari schemini, sono veramente dei circuiti, si chiamano delle mappe, ecco, che il nostro cervello va a ricreare per un po' mappare, ecco, i momenti in cui ci sentiamo meglio e i momenti in cui non ci sentiamo tanto bene, e si innescano proprio dei meccanismi di controllo e di evitamento di alcune esperienze. Quindi il dolore, il cervello crea il dolore veramente da molti fattori, dal contesto, dalle opinioni, dalle esperienze passate. Io dico sempre ai miei pazienti: io sì, vi vedo arrivare qua oggi, ma voi oggi vi portate una valigia che è quella delle vostre esperienze passate, che inevitabilmente vanno comunque a influire sulla percezione, sulla sensazione e sulla soglia del dolore e la sofferenza. Ecco, quindi il dolore è più una parte legata a fattori biologici e fisiologici, la sofferenza è la sensazione che quel dolore ci stia veramente portando via la vita, ecco, e le cose che sono noi più care. Quindi, come faccio vedere qui in maniera molto semplificativa, il neuroattack del dolore è composto da diversi appunto fattori, pensieri, quindi se mi fletto in avanti, quindi c'è anche tutto un meccanismo di anticipazione della paura, se mi fletto in avanti mi farà male la schiena, quindi non faccio sport, ecco, per andare un po', oppure, e quindi vado su un meccanismo di evitamento, ecco, la storia del dolore, le informazioni del corpo, la paura, tutto che si va ad accavallare, che però non vede nessuno, ecco, vediamo solo poche persone, ecco, gli specialisti e i pazienti, perché poi dall'esterno si chiamano proprio malattie invisibili, nel senso che non hanno una traccia spesso somatica visibile, ma si tracciano in quelle che sono le assenze, ecco, di queste persone. Qua porto la testimonianza di una mia paziente affetta da endometriosi che mi riporta proprio questa frase: facci l'abitudine, mi è stato detto, no? Come se il dolore fosse qualcosa che ci si aspetta, di ordinario, a cui non dare peso, perché basta un abituarsi. Ecco, allora serate come queste, come dire, mettono veramente un freno, ecco, un freno a queste abitudini che non sono abitudini, perché provare dolore non è normale, ecco. Quindi parlerò anche, farò un breve accenno su quelle che possono essere le malattie invisibili, ecco, che mi riportano le pazienti, che possono essere appunto le endometriosi, come abbiamo detto, ma anche altre patologie, che sono ad esempio la fibromialgia, ecco, che è una sindrome comunque che provoca dolore muscoloscheletrico e affaticamento, e la vulvodinia, ecco, quindi questa già, mentre la fibromialgia ha una serie di trigger, quindi di aree doloranti sparse, insomma, per il corpo, ecco, la vulvodinia invece è, come dire, timora, ecco, in una parte abbastanza specifica, che è quella della vulva, quindi riguarda più l'infiammazione nervosa nell'area vulvo-vaginale e pelvica. Quindi in realtà, come è stato detto, sono tutte patologie che hanno un'elevata comorbidità, sia con gli aspetti muscoloscheletrici che gastrointestinali, per cui è veramente comune, le pazienti mi chiedono questo, ma sono l'unica che ha problemi oltre che l'endometrio e tutto il resto? Dico no, guarda, normalissimo, benvenuta, ecco. Quindi in realtà, oppure una paziente oggi mi ha scritto, ad esempio, stasera non riesco a venire perché oltre all'endometriosi ci si è messo anche la cefalea, perché questa paziente, oltre ad avere una diagnosi di endometriosi, ha anche una cefalea cronica. In tutto ciò, diciamo, l'elevata sulfazione farmacologica le ha anche regalato, ecco, regalato un'infezione gastrointestinale, per cui soffre anche di intestino irritabile. Io, insomma, la mia risposta è stata: vabbè, insomma, a questo punto erano le 10:30 della mattina, lei aveva già collezionato tutte queste tre e più, insomma, altre problematiche. Dico, a un certo punto, dico, vabbè, a questo punto la giornata può solo che migliorare. Ecco, quindi dopo c'è anche questo aspetto, ecco, le pazienti che hanno dolore cronico hanno una fusione cognitiva col proprio dolore. Stavamo anche in una chiacchierata qualche giorno fa con la dottoressa Meneghini, riflettendo, no? Stavamo guardando tante pagine sui social, e la dottoressa mi diceva: ma
Ho notato che i pazienti con endometriosi o con cistite cronica, piuttosto che altre patologie croniche, tendono a definirsi, ecco, esse stesse parte di questa patologia, per cui troviamo ad esempio Giulia Endo, troviamo Warrior 96, oppure GC War, troviamo veramente questo fenomeno, si chiama fusione cognitiva, cioè io non mi definisco più con caratteristiche persona dipendenti, ma io divento la mia patologia, quindi io inizio a comportarmi come la patologia. Quanto è comune, insomma, l'hanno veramente già detto i miei colleghi, ma quanto è invalidante, ecco, una su quattro costretta a letto dai 2 ai 3 giorni ogni mese, una su due deve ridurre notevolmente le proprie attività giornaliere, poi farò anche 2 parti esperienziali, vi faccio proprio per cercare di avvicinarvi, ecco, a cosa significa, ecco, ridurre le attività giornaliere. 9 su 10 avvertono dolore durante il rapporto sessuale, 1 su 2 si sente triste e depressa. Sono veramente numeri che non sono normali, ecco, quindi dimentichiamoci la normalità e invece entriamo più in un'ottica di informazione e di consapevolezza. Anche gli uomini soffrono di patologie e di dolore pelvico cronico e possono fare esperienze simili di limitazione al proprio stile di vita, per cui è una patologia che riguarda la donna e l'uomo, sia in quello che potrebbe essere la diagnosi, ecco, al di là dell'endometriosi e di tutte le altre patologie croniche pelviche, che sia proprio come un nucleo di coppia e nucleo familiare. Quindi il percorso, ecco, di chi soffre di dolore cronico è veramente tremendo, perché le visite sono sempre di più di quelle che ci si aspetta, i pareri sono di più di quelli che ci si aspetta, le terapie sono di più, gli effetti collaterali sono di più, il dolore è di più, le spese economiche sono di più, la fatica è di più e la stanchezza è di più. Quindi si vive in un mondo di più, dove quel di più in realtà è un limite, ecco, non è un aspetto che arricchisce la propria vita. Quindi la paura, ecco qua scritto, di non essere abbastanza è veramente ridondante. Quando rivolgersi allo psicologo, quando i trattamenti convenzionali non hanno gli effetti desiderati o comunque hanno provocato provo sollievo, quindi c'è una disparità sostanziale tra quella che è l'aspettativa e la realtà, quando il dolore è appunto veramente invalidante da provocare problemi legati al sonno, all'appetito, a una serie di movimenti rallentati, a un pianto incontrollato, quando la sensazione è molto presente di fallimento, di impotenza, di incapacità di fare, quando c'è una diminuzione dell'attività fisica e quando appunto notiamo veramente cambiamenti molto sostanziali su quelle che sono le relazioni intime, familiari e sociali. Quindi l'obiettivo di un percorso è proprio quello di migliorare la qualità della vita. Cosa, diciamo, si può aspettare da una paziente da un percorso psicoterapeutico? Io ho scritto, lo so che non coincido nelle previsioni, l'esito è tratto da una canzone di Daniele Silvestri che parla del viaggio, no? Quindi di quante volte ci troviamo a viaggiare con delle mappe, con delle destinazioni e poi cambiamo totalmente tutto. Allora, davanti al cambiamento possiamo reagire con rigidità oppure con flessibilità. Il viaggio psicoterapico, grazie anche all'aiuto dell'ACT, cioè una terapia psicoterapica di accettazione e impegno verso una vita ricca e piena, è fatto sostanzialmente di 3 fasi. La prima e coinvolge la persona, ecco, non il paziente, non il malato, non la malata, la persona. Fase 1, quindi chi voglio essere, cosa conta veramente per me. Io mi ritrovo diversi pazienti con in mano una bustola, ecco, noi facciamo degli esercizi, tra cui anche quello della bustola dei valori, e mi guardano, ecco, mi dicono: ma io non ho concluso niente, no? Quindi c'è anche veramente la mente tremenda che la prima cosa che fa è quella di criticare, autocriticare, quella veramente di punire. Quindi chi voglio essere, cosa conta per me? Qua dico dolore sporco, dolore pulito, perché il dolore pulito è fisiologico, il dolore sporco è psicologico.
e bisogna anche imparare a riconoscerli. Quindi definizione degli ostacoli e degli obiettivi, quindi sapere un pochino cosa aspettarsi, ma neanche troppo, cioè lasciare anche un pochino di flessibilità. Fare, ecco, le pazienti con endometriosi passano veramente una grossa mole di tempo in quel contenitore che chiamiamo assieme fantasticazione, cioè veramente delle storie, delle narrazioni veramente incredibili. Queste narrazioni purtroppo delle volte tolgono del tempo al fare, quindi tolgono la possibilità di rimanere ancorati a quello che è il presente, no? E a sé come il presente. Quello che facciamo è di usare la respirazione, la mindfulness e questa bussola dei valori per ritornare al presente, ma al presente che vogliamo, ecco, non quello che viviamo col pilota automatico o con la nostra patologia, proprio il presente di persone. Qua ho elencato una serie di domande importanti perché c'è un'anamnesi anche psicologica, quindi un po' tutte le attività che peggiorano migliorano, perché noi ci muoviamo in una cornice che si chiama contestualismo funzionale, quindi ogni comportamento ha un significato perché è in quel contesto. Se, come anche ridendo le volte dico, se notiamo qualcuno entrare in bagno, ad esempio in costume da bagno, insomma, diciamo, facciamo qualche risata. Se lo notiamo in spiaggia, in realtà ci passa nell'indifferenza. Cosa cambia? Il contesto. Quindi il contesto crea veramente significato e aspettative. L'acto, okay, questa parola, consente come obiettivo proprio quello di mettersi al timone della propria barca, cioè della propria vita. Quindi attraverso questi sei processi che vado a inserire in questa cosa, che è una parola insomma particolare, si chiama Extraflex, è praticamente il quadro clinico, si chiama concettualizzazione del caso, cioè la descrizione di come siamo messi in quel momento, che dipende appunto dal secondo contesto, dai valori, da quello che facciamo, quello che serve, quello che è utile, da quello che pensiamo, e da quello che osserviamo come contenuto nella nostra mente e dalla disponibilità. Quando io ai pazienti chiedo sempre, ma tu quanto sei disponibile a mollare sto pilota e a provare a vivere in funzione dei tuoi valori? Cioè, per essere disponibili bisogna anche avere coraggio, no? E quindi qua, oggi come ci siamo svegliati, no? Coraggiosi, o dei giorni magari coraggiosi e gli altri un po' meno, l'idea è quella di muoversi, no? C'era questa frase in questo articolo in cui Roberto Benigni diceva, certo il cambiamento è spaventa, no? Però chissà, no? Cioè, quanto potrebbe spaventare un giorno fermarsi e pensare a quanto siamo stati fermi, no? Per cui è una frase che io uso molto, perché comunque nella terapia ACT si usano tante metafore, quindi usiamo canzoni, pezzi di film, video, foto, perché noi dobbiamo arricchire l'esperienza, non dobbiamo impoverirla. È già, diciamo, un'esperienza di privazione, per cui non dobbiamo veramente aggiungere, no? Quindi facciamo questo piccolo giochino assieme, no? Immaginate di notare nel vostro petto in questo momento un'intensa tachicardia, no? Mi sto a un leggero affanno. In quale contesto, no, questa sensazione potrebbe suscitare maggiore allarmismo e preoccupazione, no? Ad esempio, uno, abbiamo un percorso, quindi quando ci aspettiamo sostanzialmente, no, di avere appunto tachicardia piuttosto che affanno, quindi uno, abbiamo appena percorso una rampa di 100 scalini e cerchiamo le chiavi per entrare in casa. Siamo sull'ascensore e all'improvviso la persona dei nostri sogni chiede di aspettarla per salire con noi. E tre, siamo seduti sul divano e stiamo cercando di prendere sonno. Ecco, vi do qualche istante, che tanto qui questa modalità ci aiuta. Quindi provate a immaginare cosa vi aspettate. Dove vi aspettate un'intensa tachicardia e dove invece la normalizzate. Ok, la risposta giusta è la 3, no? Quindi se sono sul divano non mi aspetto, ecco, di avere una tachicardia anomala, non mi aspetto un respiro affannoso e quindi potrei allarmarmi. Viceversa, se sto facendo del movimento piuttosto che, come dire,
sì, ho magari avuto uno spavento, allora la situazione cambia. No? Quindi lo scopo non è quello di modificare o di controllare l'esperienza interna della persona, quanto di favorire un atteggiamento mentale flessibile. La mente flessibile normalizza ciò che ci aspettiamo dal contesto e si allarma quando succede qualche cosa che non ci aspettiamo. Ecco, questa mente flessibile opera in linea con i propri valori e i propri obiettivi e nonostante i vincoli, perché l'obiettivo non è eliminare la sofferenza, l'obiettivo è prenderla per mano e farci fare una passeggiata o un jogging. Ecco, quindi i pensieri negativi sul futuro, le emozioni intense, le sensazioni sgradevoli, i ricordi sgradevoli sono normali, no? Quindi si andiamo a valorizzare il fare. Ecco, attraverso il mindfulness, ok, che è il cercare attraverso la meditazione di ancorarsi al presente, le metafore e le storie degli esercizi. Per cui l'importanza del contesto e l'importanza delle metafore, no? Qui c'è un'altra metafora che ho piacere di presentarvi per concludere, che è la teoria dei 12 cucchiai. Non so se l'avete mai sentita, ma diciamo l'autrice di questa, che poi non è una teoria, no? L'autrice di questa metafora si ritrova una sera a chiacchierare al ristorante con la sua amica, no? La sua amica le dice: ma senti, ma tu che hai questo dolore cronico, mi spieghi com'è vivere con un dolore cronico, no? E allora lei si guarda intorno e dice, trova dei cucchiai, li prende, ne prende 12 e dice, beh, è un po' così. Praticamente tu hai 12 cucchiai, ogni giorno ti svegli hai 12 cucchiai. E sai che, ad esempio, uno lo puoi utilizzare se non hai dormito bene, piuttosto se fai fatica a vestirti, piuttosto che sei dimenticato di prendere le medicine. Due li usi insomma per lavarti, per pettinarti, per stare al computer, per studiare. Tre per preparare i pasti. E quattro per organizzare appuntamenti, pulire casa, insomma. E quattro per andare a scuola, lavoro, fare la spesa, fare esercizio. L'amica la guarda praticamente, dice, caspita, ma io sono le 10 della mattina, ho fatto due conti e li ho già finiti. Non ne ho più, cosa faccio? E l'attrice, no, che si chiama Cristina Saranno, lei soffre di una patologia cronica che si chiama lupus, dice, ecco bene, benvenuto nella mia vita. Ecco, quindi chi ha un dolore cronico ha veramente un numero limitato di cucchiai da giocarsi durante la giornata e poi deve veramente arrancare. Ecco, quindi questa stanchezza percepita, costante, proprio frutto di questo continuare ad arrancare, ad arrancare, ad arrancare. Ecco. Spero che il mio piccolo contributo possa essere stato interessante. È un contributo che è veramente insomma molto generale, ma prende spunto da una bibliografia che è evidence-based, cioè è scientifica. Ecco, quindi sì, parliamo di mindfulness, parliamo di psicoterapia, parliamo di neuropsicologia, ma è tutto scientificamente, ecco, evidence based significa evidente e validato dalla scienza, no? Il primo manuale che vedete sono proprio le indicazioni, ecco, che le linee guida mondiali danno sulla gestione del dolore cronico, e tra queste indicazioni troviamo tutto quello che è stato detto questa sera, compreso la teoria ACT di accettazione, impegno verso una vita rete e piena, la scienza e la clinica del dolore, cioè noi non ci muoviamo, ecco, senza, io non mi muovo senza dare ai pazienti delle informazioni sulla natura anche neuropsicologica del loro dolore, perché altrimenti è più facile poi cadere in alcune convinzioni, quindi sì, mi sento matto, no? No, la tua mente funziona così e la tua psiche funziona così, quindi è tutto scientificamente provato, no? Cioè, il paziente che riceve delle informazioni scientifiche ha un approccio totalmente diverso alla propria patologia. Ecco, quindi vi ringrazio di cuore e concludo con questa, ecco, altra metafora che è tratta da un film, ecco, di Spielberg, che si chiama Prova a prendermi, e in cui praticamente la domanda è: scegli tu quale topolino vuoi essere, no? Quindi due topolini cadono in un secchio pieno di panna, no? Il primo topolino fece massaggi, prese farmaci,
e si lascia annegare, cioè il primo topolino è il topolino che si affronta la patologia passivamente, no? E poi pian pianino la sorpresa anche il secondo topolino, no? Quello saggio, ecco. Il secondo topolino, quello saggio, praticamente cosa fa? Ecco, il secondo topolino, a differenza del primo, inizia a tirarsi sulle maniche e dice: ma io non voglio mollare, no? Cioè, non voglio vivere passivamente la mia vita. Quindi si mette a fare esercizio, si mette a fare ACT, probabilmente si mette ad andare dal nutrizionista, va dall'osteopata, va dal ginecologo e trasforma la panna, cioè in burro, non riesce a saltare fuori, no? Quindi questo è un po', vi voglio salutare così, ecco. Quindi andando via con questa domanda, come vi dicevo, no? Che topolino scegliete di essere, ecco, rispetto a le vostre patologie, ma proprio rispetto alla vostra vita. E, prima, insomma, di concludere e salutarci, io manderei il video delle testimonianze. Aiutatemi, vi prego. Adesso voi vedrete una raccolta di testimonianze molto intense di alcuni pazienti affetti da endometriosi, ecco, che hanno dato la disponibilità di condividere il loro percorso. Ciao, sono Elena, ho 42 anni, sono affetta da endometriosi da 16 anni. Ho avuto i miei gemelli 16 anni fa e da lì ho cominciato il mio percorso un po' in salita con l'endometriosi. Ho subito dai 5-6 interventi, sono cominciato dopo 2 anni dalla nascita, è un fibroma così, tanto per caso, da lì sono iniziate le mie varie esami che facciamo consultamente a endometriosi, quindi risonanza magnetica, le fibrografie, il primo appalto, dove tutti mi hanno dato la risposta che era quella lì. Ed è iniziato il mio iter di dolori e capire come stare. Affrontare la giornata con i bambini piccoli e con dolori massacranti. Ho usato cure massacranti, mi piace anche per poter andare a lavorare. Il dolore cronico in ultimo andava, un secondo, non riuscivi veramente a avere nessun rapporto, era una vita veramente. Ho invento e la situazione peggiorava, nel senso che le aderenze, i punti, i cicatrici, tutto quello che si formava sopra ogni intervento era impossibile. E alla fine, praticamente, per un esame, così comunque poi andare tra le donne, una testa, 5 interventi comunque, di togliere le pulizie, le cose varie per l'endometriosi, ma hanno trovato qualcosa che non era bello, ho tolto l'utero, ho tolto il collo dell'utero, ho tolto le tube. E da lì ho iniziato il mio percorso nuovo. Diciamo che tutto è andato abbastanza bene fino a quando ho avuto un problema all'ovario, praticamente anche di necrosi, era morta mesi, non so quanto, e mi ha portato praticamente a andare praticamente per 2-3 settimane in dialisi e a livello di pipì, non ho usato il pipì e neanche non ho scelto andare in bagno. Quindi hanno dovuto andare a farmi una piccola sacchetto tipo stent da poter fare fluidificare fuori feci e pipì per pulire questo intestino che era andato praticamente, si era addormentato. Adesso tutto quanto, la situazione non è delle migliori, è un anno che vado avanti a medicinali e poi questa situazione Covid è tutto peggiorato, secondo me, e niente, il dolore c'è, anche se adesso è molto meno, per me da 4 anni questa parte, la stanchezza cronica esiste, e non è una malattia sottola, è una malattia che è invalidante, e io ho un'invalidità, e non sono fiera, e non vado a sbagliare da giro, ma purtroppo bisogna avere molta consapevolezza di quella donna che trovi di fronte. Quando uno ti si chiede che cos'hai e
purtroppo ti vedendo per un banale di pace. Ecco, questo è nel capitolo che i miei ragazzi, come sono grandi, da ormai 6 anni, convivono con una mamma che praticamente a giorni c'è e a giorni non c'è. E non è passato neanche contro il mio lutro questa cosa, e comunque purtroppo l'endometriosi caduna e va a attaccare altri organi, come noi sappiamo, quindi non era a livello interno, ma era a livello esterno, quindi la gente accanto all'intestino e quant'altro. Però tenendo sotto controllo tutto dovrebbe non degenerare come mi è stato fatto 4 anni fa con l'intervento del momentino che ci ha dato a cercare. Ciao, mi chiamo Monica, ho 38 anni e soffro di endometriosi. Questa malattia per me non è mai stata abbastanza dolorosa, infatti non mi ha portato grandi problemi nella vita sociale e lavorativa. Ma nonostante questo, nel 2015 vengo operata per la prima volta per una cisti ovarica. A 2 anni dall'operazione decido una gravidanza, è arrivata naturalmente e infatti nel 2017, a fine 2017, nasce la mia bimba. Purtroppo nel 2020 scopro di avere un bulino nell'addome che diventa sempre più dolente nelle fasi del ciclo. Dopo varie visite e accertamenti mi dicono che la malattia purtroppo è ritornata e infatti nel 2021, nell'aprile 2021, vengo operata per endometriosi infiltrante profonda al quarto stadio. È stato un intervento molto lungo, di 9 ore, e molto debilitante. Ci sono voluti circa 2 mesi per ritornare alla mia vita normale e lavorativa e sociale. E ho subito una resezione della parete addominale e anche una resezione dell'intestino. Comunque, nonostante questo, a distanza di 1 anno, posso dire che sto bene. L'endometriosi purtroppo è una malattia che colpisce le donne in età fertile ed è poco conosciuta, infatti è difficile diagnosticarla e il mio consiglio è di farmi seguire e di fare visite specialistiche in centri specializzati in modo da poter essere seguite al meglio. Ciao, sono Deborah, ho 36 anni e sono affetta da endometriosi e adenomiosi. La convivenza con la malattia non è stata semplice, poiché ho avuto una diagnosi tardiva e per 15 anni, nonostante abbia visto un sacco di medici, non sono stata creduta rispetto ai miei sintomi, che sono stati classificati come dolori psicosomatici, ansia, colite e classici dolori mestruali. A causa della diagnosi tardiva, quando hanno scoperto la malattia, questa aveva già infiltrato gli organi e dopo un primo intervento nel 2015 nella Polizia Generale, nel 2021 ne ho subito uno più invasivo, dove mi hanno asportato un pezzo di retto e sigma medio e di vagina per noduli infiltranti e stenotici. La lotta con la malattia è quotidiana, l'endometriosi ti colpisce sia a livello fisico che emotivo e mentale. Non è facile relazionarsi con gli altri, poiché non capiscono come tu possa aspettare spesso male, perché esteticamente ti vedono bene. Non è facile relazionarsi con il partner, perché gli ormoni ti tolgono la libido. E nel mio caso, dal post intervento, il sesso è diventato un po' un tabù, avendo avuto problemi vaginali e vescicali. Non è facile relazionarti con te stessa, perché ti senti a volte sbagliata e con la consapevolezza che forse non sarai mai madre. E allegandoci un pacchetto di sicurezza, ti senti una donna a metà. E a volte rassegnata perché sai di avere una malattia cronica per la quale al momento non c'è una cura o una causa.
Mi sono impegnata in questi anni con un'alimentazione corretta, yoga e danza del ventre. Ho visto dei benefici riguardo ai dolori, ma questo non ha impedito la malattia di diffondersi e peggiorare. Mi sono impegnata anche nella divulgazione delle malattie al femminile con un mio progetto, affinché quello che è successo a me non accada mai più. A chi soffre vorrei dire di non arrendersi e di sentire più pareri medici, perché soffrire non è mai normale e che noi donne con malattie croniche non siamo sbagliate, anzi, imparando dalla nostra sofferenza, possiamo donare tanto al prossimo. Ecco, delle testimonianze intense. Vorrei davvero dire grazie, un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato e un grazie speciale all'assessore Perichi, che ho sentito presente, ecco, anche proprio nel dialogo, nella partecipazione, nell'accoglienza rispetto all'endometriosi. È stato veramente intenso questa sera e anche questa mattina quando sono state inaugurate queste due panche gialle vicino alle scuole superiori, in cui appunto i ragazzini possono anche avvicinarsi, ecco, e fare una foto e con il QR code andare a vedere delle informazioni scientifiche, ecco. Per cui penso che qualche cosa si sta facendo, c'è ancora veramente tanto da fare, però ci stiamo muovendo, ecco. Per cui grazie a tutti, grazie Giada, grazie Sara, grazie Daniela, davvero di cuore. Grazie a voi, grazie a voi per le precise relazioni. È importante tenere aperta questa finestra, lo faremo e ripeteremo anche in futuro. Abbiamo pensato che ci sono dei vasetti di fiori che abbiamo pensato di donare a voi, donne. Sono dei fiori che vengono coltivati in un vivaio che utilizza ragazzi, che impiega ragazzi che hanno abilità diverse, che si chiama Laboratorio Progetto Idea, coordinato dalla cooperativa Inclusi di Somma Campagna, di fronte al nostro cimitero, e quindi ha anche un valore speciale per noi. Mentre per il maschietto, che va poi in controtendenza con quello che diceva il nutrizionista, una bella botta di colesterolo con le nostre sfogliatine di linea franca. Grazie, buona serata a tutti. Volesse sapere di più sui prossimi appuntamenti di Famiglia in Mente, quelli pochi rimasti sono qua. Grazie.